Ragazzi, di nuovo insieme. Allora, per prima cosa vi invito subito a dare un occhio al mio ultimo libro, ultimo nel vero senso della parola, come ho già detto in premessa, perché veramente non potete capire il lavoro che c'è dietro a un libro. Io ne ho fatti troppi, troppi in 3 anni, quindi ora almeno una pausa a lunghissimo, una pausa a lungo termine, ma a lunghissimo veramente termine. Detto questo, date un occhio, professione bassista in italiano, inglese, PDF, cartaceo, Amazon, tutto. Allora, ho già ricevuto delle richieste di approfondimento e chiarimento di alcuni argomenti del libro. Ora, la prima che prendo, vado in ordine cronologico, è di Cristiano, è riferito a un altro dei miei libri, 500 esercizi per basso elettrico, ma l'argomento l'ho ripreso anche in professione bassista, quindi unisco le cose. Allora, il messaggio è: ciao Igor, una domanda negli esercizi per la mano sinistra. Consigli di lasciare le dita sempre in posizione. Ad esempio, nell'esercizio 15, sempre dei 500 esercizi per basso elettrico, dopo aver messo il medio sul secondo tasto della corda di Sol, mettere l'anulare sul terzo della corda di La per spostare il medio e via dicendo. Spero di essere riuscito a spiegarmi, grazie. Allora, sì, ho capito benissimo. Allora, ora parte il discorso del numero di esercizio, eccetera, eccetera. È la mia tecnica che ho sviluppato dopo aver capito che anni fa, grazie a un insegnante, stavo facendo movimenti inutili che possono sembrare poco importanti, ma alla lunga sono veramente fondamentali. Cioè, sono problemi grossi, ecco, il termine giusto è questo. Ovvero quando, diciamo, ad esempio, ora mi sposto un po' più in qua, quando si fa appunto una scala cromatica, io tendevo a fare questo. È un problema che trovo in molti allievi e molti amici, colleghi bassisti mi chiedono che esercizi fare per poter eliminare questo problema. Quindi è un problema che hanno molti. Allora, io facevo questo. Quando suonavo, ad esempio, una scala cromatica, appunto, una scala normale, insomma, ora un po' esagerato, ma per farvi capire, mi si allontanavano automaticamente le dita dalla tastiera. E questo quando si fanno poi cose rapide. Diventa un problema perché ci abituiamo a fare dei movimenti appunto involontari che però tolgono diciamo quell'agilità che serve per fare appunto cose un po' più complesse, complicate, come se per fare 100 metri a diritto li faccio tutte a curve e in salita, ecco, diciamo così, faccio dei movimenti in più che non sono necessari e anzi sono controproducenti. Quindi, gli esercizi che avevo proposto nel libro, nei vari libri, sono quelli di, allora, in senso ascendente, riprendiamo un attimo appunto la scala cromatica, suonare un tasto, praticamente una nota per dito. Quando io premo, ad esempio, con l'indice, in questo caso un re sulla corda di Sol, quando poi premo il re diesis su mi bemolle con il medio, il mio dito indice rimane esattamente in posizione. Cioè nemmeno lo tengo vicino alla tastiera, lo lascio proprio premuto. Sì, il medio quando suono con l'anulare e così il mignolo quando suono
è così l'anulare quando sono il minion, scusate. Quindi, questo. Fondamentale è innanzitutto cercare di suonare sempre più vicino possibile alla barretta, al tasto, quindi al fret. Evitare questo, che possono suonare male le corde, soprattutto se un giorno poi vi avvicinate al basso fretless, è un casino. Quindi più aderenti, diciamo, alla barretta, meglio è. Altra cosa, come dico sempre, cercate di tenere, in questo caso parlo del braccio sinistro, ma tutto il corpo più rilassato possibile, altrimenti quando poi eseguite esercizi un pochino più difficili o a velocità un po' più elevate, sentirete, cioè non ce la farete perché sarete duri, insomma, con i muscoli in tirare, quindi questo non va bene. Quindi abituatevi partendo più verso, diciamo, il ponte, verso la fine della tastiera dove i tasti sono più stretti, quindi si dura meno fatica. E abituatevi a suonare rilassati. E poi facendo attenzione che è, tra l'altro, se ci pensate, più semplice fare questo che questo. Il problema è che ci viene a molti, ci viene naturale, ci viene spontaneo fare così. Però se ci state attenti, partite lentamente. Poi potete, come avete visto nel libro dei 500 esercizi, o anche in professione bassista, lì ho fatto degli accenni per ogni argomento, potete inventarvi voi i vostri esercizi, ovvero aumentare anche di difficoltà piano piano. Ora, io sto parlando delle scale cromatiche in senso ascendente, ma ad esempio in senso discendente il discorso è uguale, solo devo fare esattamente il contrario. Metto già in posizione, una volta che ho suonato con il mignolo, lo alzo leggermente, quel tanto che basta per staccarmi dalla corda. Mentre le altre dita sono già sui tasti premuti. Altrimenti verrebbe finché lo faccio lentamente va bene, ma poi quando devo fare, ad esempio, un po' più veloce. Questo vale per scale cromatiche, ma anche prendiamo a scala di Fa, ad esempio. La difficoltà aumenta, come dicevo prima, quando ci si sposta più verso la paletta, quindi dove i tasti sono più larghi. Quindi andateci gradualmente e inventate. Più ne fate di questi esercizi, meglio è, perché io dopo 23 anni che suono, ad esempio prima dei concerti, faccio esattamente questi. Inventare, nel caso dell'esercizio che aveva nominato il nostro amico, aiuto, Cristiano, forse era una cosa del genere. Non sono andato a vedere nello specifico, ma comunque sia, il discorso è sempre lo stesso. Quindi lasciare
le dita sui tasti prima di così. Eccetera, eccetera. Questo vale anche per tutto quello che suonate, quindi non solo scale cromatiche, questo era un esempio, però faccio una triade, ad esempio. Vedete, quando è possibile, se non devo usare lo stesso dito per suonare altre note, lo tengo, lo lascio premuto. Sto facendo un re, re fa diesis, la, re. Vedete, in questo caso non riesco perché ho preso una posizione diversa, allora lo alzo un pochino. L'importante è non fare questo, perché poi per tornare indietro, come dicevo prima, un movimento più è una salita che non serve, ecco. E poi il concetto principale è che da un paio di esempi che ho fatto dovete mettervi lì e far lavorare la creatività, quindi aumentare anche la difficoltà quando sentite che avete padronanza su un determinato esercizio. Non parlo solo di velocità, ma anche, ad esempio, tenere due dita su una corda e con le altre due cambiare corda, insomma. Posso fare migliaia e migliaia di modi, anzi, infiniti modi. Allora, mi fermo qui. Cristiano, spero di averti chiarito il dubbio. Ragazzi, c'è un apposito, diciamo, un'apposita tabella nel link che metto sempre sotto al video, dove potete appunto lasciare il vostro commento con richieste di, come ha fatto Gabriele, o mi scrivete in privato, richieste di approfondimenti, di esercizi, chiarimenti, critiche, eccetera. Io sono sempre qui, non è che vendo i libri e poi scappo, anzi sono pronto a ricevere giustamente delle critiche, delle osservazioni e soprattutto nel mio piccolo è né possibile a togliervi i dubbi che magari si creano leggendo i miei libri, perché magari l'ho spiegati male. Detto questo, date un occhio ai miei libri, come sempre, anzi, ora su Amazon partiranno gli sconti. Su Amazon purtroppo non li decido io i prezzi, ma fanno tutto un po' come gli pare. So che dalla settimana prossima ci saranno tutti gli sconti anche lì. Quindi, invece, per quanto riguarda i PDF, basta mettere il codice IGORBOOK. E avrete i vostri sconticini. Ci vediamo al prossimo video.